Beccati in Tavola questa settimana vi riporta nel cuore di Trieste. Questa inquadrata in questo momento è Santa Maria del Guatto, come la chiamano i triestini, un edificio che ospita l'acquario e un tempo ospitava anche la pescheria centrale, dove arrivava tutto il pesce fresco di giornata dai pescherecci. Ora ci sono le mostre del Salone degli Incanti. Ma a proposito di pesce fresco, siamo sulle rive di Trieste, è l'ora di pranzo, quindi insomma c'è parecchia voglia di ristorarsi. L'appuntamento oggi è al ristorante alle Bandierette. Entriamo per sentire quale sarà la proposta enogastronomica e i sapori che verranno portati in tavola. Eccoci allora all'interno del ristorante alle Bandierette, incontriamo subito il titolare Fulvio Raccar. Sì, buongiorno, ben arrivati. Grazie buongiorno. Per averci accolto nel suo ristorante. Ah, grazie a voi piuttosto. Un ristorante storico, si affaccia sulle rive, parliamo subito della storia di questo locale. Allora, la storia è nata dalla vecchia famiglia Zannini tra gli anni 50 e 60, dove hanno rilevato questo locale. Prima aveva un altro locale qui dietro, si chiamava Ex Bandierette, era un negozio di bandiere. Allora loro hanno rilevato questo locale e hanno dato il nome Bandierette. Fino agli anni 92, dove sono subentrati io e il mio ex socio. E adesso dal 2011 lo condisco solo io. Cioè condisco, lo conduco. Benissimo. Ecco, un locale insomma che è in una posizione baricentrica della città e che, insomma, affacciato sulle rive, in cucina non si poteva che realizzare grandi piatti di pesce. Qual è la filosofia di cucina? La nostra filosofia è intanto il pescato fresco. Siamo uno degli ultimi locali dove facciamo solo pesce fresco. Non pesce molto visivo e poco contenuto, ma più contenuto e poco visivo, con prodotti freschi di giornata di quello che si trova sul mercato. Questa è la nostra filosofia del nostro locale. Poi bisogna assaggiare. Dobbiamo assaggiare. Ecco. Benissimo. Dobbiamo provare. Allora, andiamo in cucina con la nostra cuoca del giorno ed Emilio Cook, presidente dell'Associazione Cuochi Trieste, per scoprire quella che sarà la ricetta, ovviamente a base di pesce. Oggi ci troviamo in una cucina ormai classica della tradizione gastronomica triestina. Ci troviamo sul lungomare di Trieste e ci troviamo al ristorante Le Bandierette. Abbiamo con noi oggi la cuoca del giorno e la signora Carla. La signora Carla che è un'istituzione di questa cucina proprio perché la sua presenza è ormai lunga, 35 anni. Quindi è una storia, una vita tra queste pentole. La signora Carla ha presentato oggi in maniera particolare proprio tutti gli ingredienti del suo piatto, di quello che lei presenterà, in maniera veramente stupenda. Ho visto delle cucine che mi hanno preparato le presentazioni un po' così spartane. Ho dovuto aiutarli a preparare le cose perché non erano pronti con niente. Invece la professionalità della signora ha permesso che io sono arrivato qua e ho trovato tutto pronto, quindi è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Allora la signora Carla presenterà, cosa presentiamo signora Carla? Oggi faremo una nostra pasta che i nostri clienti molto, va molto, è una pasta fatta molto semplice con le cannocce fresche e scampi freschi, che questa pasta ultimamente va tanto, allora abbiamo voluto presentare a voi. Ecco, allora questo abbinamento particolare, voi sapete che si fanno le paste con gli scampi e le paste con le cicale di mare o con le cannocce. Però l'abbinamento di tutti e due, nel contesto degli spaghetti dello scoglio va bene, ma nella particolarità dei due sapori, che sono due sapori ben determinati, ben precisi, in abbinamento giuro che io non l'ho mai mangiato, quindi avrò il piacere adesso di vedere il procedimento e di vedere e poi fare la degustazione. La particolarità della signora Carla in questa presentazione degli ingredienti del suo menù è stato proprio a creare tre tipi di fumetto, un fumetto di scampi, un'acqua di vongole e poi l'andensante, che non è un segreto, però è una cosa particolare. Cioè voi sapete che quando le salse sono un attimo più liquide, allora ci si mette un po' di pane grattugiato e in questo caso qua invece una preparazione base
per amalgamare poi il liquido di quello che può essere il residuo del liquido del piatto. Bene, signora Carla, io direi di iniziare. Benissimo. Allora iniziamo con... Adesso mettiamo tutti e due sughi, ecco. Cioè faccio separato. Perfetto, prima metto olio. Ah, ecco un'altra cosa, vedete che mentre con gli altri, scusatemi, ecco questo, invece di mettere l'aglio o pelato o in camicia, la signora Carla giustamente per evitare poi di quello che può essere la presentezza di qualche pezzetto d'aglio, no? Ha aromatizzato l'olio. L'olio viene aromatizzato d'aglio, quindi non ci saranno residui d'aglio, sarà soltanto il profumo e l'aroma. È vero. Prego. Eccomi qua. Allora cominciamo. Io faccio due sughi a parte, sì. Che è molto sì. Semplice. Ecco, uno. Metto prima olio, così. Goccio d'olio. Posso aiutarle? D'olio. Cosa le passo? Ma ho tutto pronto, ma grazie. Sì, ma io allora, sono qua per aiutare. Va bene. Allora aggiungo scampi. Il modo molto semplice, niente di... Anche in questo caso ci sono due cotture separate. Sì. Abbiamo visto che qua abbiamo messo gli scampi e qua le cicale di mare e le canoce. Perfetto. Benissimo, grazie. Io faccio l'aiutante, sposto. Mettiamo un po' pizzico di sale. E qui non uso vino, uso miei sfumetti. Ecco, i fumetti sono già aromatizzati, esatto. Quindi non hanno bisogno è assolutamente vero. Di... Ecco, vedete, li usiamo in contemporanea perché l'acqua e della vongola... E in questo momento metto anche un goccio di questo. Anche un goccio di questo. È fatto. Bene, la prima parte è fatta, viene portato a cottura. Benissimo, invece in canoce metto un poco di vino, poco. Ecco. Ecco, la signora non sfuma, mettendo poco, però con l'aromatizzazione di questo fumetto, ecco, possiamo usare punta di prezzemolo e andiamo a cottura. Ecco, questo, perfetto. Vedete, allora metto ancora poco. Ancora poco fumetto. Benissimo. La signora mi diceva, ecco il problema forse un attimo. Ecco, più. Noi già possiamo buttare possiamo, la pasta ecco, perché questo perfetto, qua è quasi siamo. Pronto. E le canocce poi come le dobbiamo, le puliamo o le io lasciamo? Io chiedo scusa, così? Massaggio sempre sì, con il mio dito. Questo in cucina succede. Ma anche perché a casa, anche a casa lo fate, dite la verità, non è che... Perché anche così sento vero sapore. Noi sentiamo il sapore. Noi per professionalità giriamo col cucchiaio, ma... Niente, allora io, questo come canoccio è molto, ecco. Molto delicata, sì, viene fatta subito. Subito, ci vuole soltanto un tempo minimo per minimo, la cicale un di mare, minuto, l'abbiamo diciamo. Visto altre volte, l'abbiamo visto altre volte che diventano rosse immediatamente, in quel momento sono... Sono allora pronte. Io allora, faccio... Io direi di fare, ecco, rallentiamo un attimo. Allora, fermiamo un attimo queste due padelle, perché altrimenti saremo troppo veloci. Non fa niente, saremo troppo veloci. Io direi adesso di pulire un attimo, facciamo sì. Un attimo un po' di pulizia sulla... Cioè, dividiamo le cicale di mare. Eccomi. Benissimo. Mentre alle nostre spalle, accanto alla stazione marittima sulle rive, è appena attraccato il delfino verde, vedete il gran movimento di turisti e di triestini, noi scopriamo quello che è il gourmet del giorno, l'uomo che ci dirà se è un piatto effettivamente di qualità. Si tratta di Roberto Monticolo, ciao, ben trovato. Ciao, buongiorno. Eccoci qua, una bella posizione sulle rive, davanti insomma, a quello che è il cuore della città. Certo, Roberto, certo. Abbiamo visto insomma gli ingredienti prima di iniziare la ricetta, ingredienti freschi, scampi e canocce insieme, qualcosa di particolare però questo abbinamento? Assolutamente, sarà un piatto intrigante perché ci sono questi abbinamenti di questi due crostacei. E, volevo dire una cosa, entrando alle bandierette la prima cosa che mi ha colpito è stato il vedere un frigo a vista dove c'era tutto il ben di Dio, tutto il pescato.
assieme a un carrello con dei pesci. Quindi è una cosa che forse si vede poco, perché noi abbiamo tutto in cucina oggi come oggi, i filetti, le porzioni, eccetera. Allora io dico questo, chi entra, vede, sceglie e poi senza trucco, senza inganno, quello che sceglie se lo ritrova nel piatto. Ecco, qui chiaramente c'è il pesce fresco e la possibilità di mangiarlo proprio in un contesto particolare. Vediamo l'Ursus, vediamo il Mole Audace, un posto insomma panoramico a pochi passi da Piazza Unità. E anche questo sicuramente è un qualcosa in più per questo locale, perché sia il triestino che vuole godersi le rive, ma anche per le persone che vengono da fuori. Siamo a 50 metri da Piazza Unità, abbiamo il Savoia vicino, la stazione marittima, quindi veramente una location, come dicono gli inglesi, di primo piano. Benissimo, allora ritorniamo in cucina per seguire il completamento della nostra ricetta. Ecco, vedete? Ecco, la signora Carla aveva già preparato, scusi un attimo, signora Eccomi Carla, qua. Devo mettere gli occhiali che non vedo, aveva già preparato la cicale di mare. Vedete che non aveva la parte del carapace e tutto, ma soltanto la parte, aveva già pulito la parte superiore, quindi per fare questo lavoro siamo abbastanza rapidi. Ecco, con calma signora, perché perfetto, abbiamo ancora tempo, abbiamo tempo. E niente, questo... Questo l'abbiamo fatto, allora questo lo mettiamo un attimo via. Ecco, adesso lo rimettiamo. Ecco, allora, noi abbiamo fatto... Io adesso unisco canocce. Mettiamo le canocce. Poi come canocce aggiungiamo anche il sugo. Come che canocce, gale, lische, tante, certo. Vedete, io devo passare perché ecco, così non restano, ecco, il... non rimanga qualche impurità, sì, del carapace. Allora, li mettiamo via. Io direi, ecco, adesso lasciamo andare a fuoco lento. Un attimino, piano piano, abbassiamo un po' il fuoco perché abbiamo anche dei tempi. Io direi di lasciarlo andare piano, perfetto, piano. Perfetto. Ecco, allora noi volendo saremo... aggiungiamo anche un poco di pepe. Ecco il pepe. Volendo. Ecco, ci mettiamo il pepe. Se uno vuole può aggiungere anche peperoncino, certo, se ga troppo dolce, ecco, pasta. Io non consiglio mai il peperoncino. Se uno vuole. Certo, uno può mettere quello che vuole, anche la Coca-Cola, però per il concetto di questa delicatezza di queste salse, sicuramente il peperoncino è troppo violento. Invece il pepe... io lo consiglierei non in cottura, ma dopo, una spruzzatina di pepe, perché valorizza il sapore del salmastro. Ecco, allora signora Carla, noi mentre la pasta si cuoce, mi dica, in tanti anni di esperienza in questo ambiente, qualche episodio, la soddisfazione che ha avuto, cosa le è piaciuto, questo personaggio? Io sono tanti anni qua, sì, e non c'è un episodio particolare. Io vengo volentieri di mattina, faccio lavoro, che penso con poche persone, ma penso perché anche titolare è molto accogliente, allora io vengo volentieri. Noi. E particolare cosa, avevamo tanti personaggi qua. Certo, no, ma c'era qualcosa di particolare, qualche soddisfazione maggiore, qualcuno che... Sicuramente, perché io ho avuto occasione di mangiare qua e quindi ho apprezzato molto la sua cucina e ho avuto una grossa, bellissima esperienza. Sembra banale, ma particolare, mi succede ogni giorno. Per esempio, signor Monti, quando mangia ieri mi fa complimenti e mi sono contenta, è già particolare. Beh, signor cioè, Monti... Cioè, voglio dire questo. Signor Monti, persona mi dà soddisfazione ai nostri signor Monti, clienti. Signor Monti sicuramente è un grande personaggio, però, come diceva lei prima, ritornando anche sul titolare, su Fulvio, Fulvio Raccar, che anche lui è un personaggio ormai della gastronomia triestina per gli anni che porta avanti questo discorso gastronomico. Entrare nella particolarità comunque di questo ambiente, di queste bandierette che io conosco dagli anni 70, dalla famiglia precedente, della gestione della famiglia precedente, c'è stato un grande cambio, perché effettivamente questo era una osteria nel vero senso della parola, dove trovavi dalle polpette a... e intanto lasciamo piano piano che la salsa si rapprenda, e poi con l'evoluzione con l'evento di Fulvio è iniziato questa escalation della sostituzione tra l'osteria e la ristorazione. È vero. Particolarità, diciamo, io vedo in questo senso, perché signor Fulvio
mio titolare, lui compra fresca roba dei giornati. Io penso che questo già anche particolarità di questo ambiente. Ma noi questo ambiente e anche gli altri, cioè la freschezza entra nell'ordine della logica di qualsiasi ristorante o anche della trattoria o dell'osteria nei prodotti che vengono usati, sicuramente sì. La mia pasta è pronta? Con la pasta siamo quasi, aspettiamo un attimo. Io direi di fare una cosa allora, signora, perché diciamo risottiamo la pasta, ecco, lasciamo un goccio d'acqua, risottiamo la pasta. Risottare la pasta significa terminare la cottura, non saltare, ma proprio terminare la cottura nel suo sugo. Cioè, quindi lasciamo che l'ultima parte dell'acqua di questa salsa contribuisca a cuocere lo spaghetto e dare una apprensione di sapore sicuramente maggiore. Volutamente, con questo non ne abbiamo parlato, ho già parlato altre volte mi sembra, lo spaghetto per questo tipo di salsa deve essere uno spaghetto sottile. Perché? Perché se mettiamo uno spaghetto grosso, per esempio un numero 9, un numero 5, per arrivare all'anima dello spaghetto rimane una certa durezza, una certa consistenza e quindi può dar fastidio. Invece con lo spaghetto sottile riusciamo a gestire lo spaghetto con una cottura uniforme. Ecco, allora signora Carla, io direi che il piatto è pronto, mi sembra. Sì, ancora un pochino si amalgama, sì. Era quello che abbiamo detto adesso, io mi sono fermato un attimo, ecco, vedete come si è ristretto la parte acquatica? Penso che va bene nella cottura, adesso, certo. Va benissimo, allora io direi di, riusciamo a impiattare? Eccomi allora qua. Il piatto è pronto, ci mettiamo in posizione, ci mettiamo qua? Dove lei vuole. Va bene qua ragazzi? Bene, ecco, allora. Impiattiamo. Eccoci. Bene, eccoci qua. Un filo di prezzemolo. Un po' di prezzemolo fresco. Un'erba per il basilico rosso. Basilico rosso per colorare il piatto. Perfetto. Ecco, il piatto è pronto. Fatto con amore. Ecco, avete visto la semplicità della signora Carla per presentare questo bellissimo piatto, adesso avremo l'occasione anche di assaggiarlo. E, signora Carla, io la ringrazio di avermi permesso di entrare nella sua cucina e mettermi in condizione di apprendere qualcosa di diverso che non avevo mai, provato ad assaggiare uno spaghetto con le canoce e con gli scampi, che sono due cose completamente diverse, però nell'unificazione lo proverò adesso. Mi fa assai piacere, l'aspettiamo come nostro ospite. Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Eccoci qua. Ecco, arriva Fulvio. Ecco qua. Grazie Fulvio. Allora, noi siamo qua con il gourmet del giorno, con Monticolo, che è uno dei nostri, lo avrete già visto in altre puntate, uno dei nostri assaggiatori ufficiali di questa trasmissione di Peccati a Tavola. Abbiamo qua anche la signora Carla, che è la signora che ha preparato questo piatto. Io ho avuto un grosso piacere ad essere in cucina con lei, avete visto prima nella preparazione di questo piatto, avete visto la cura e la meticolosità nella presentazione di quelli che erano gli ingredienti base di questo piatto. E io direi di iniziare un attimo con il gourmet. Il gourmet, questo è un particolare di questo gourmet, ha una rapidità di esecuzione nella masticazione, nell'inforchettare uno spaghetto, no? Quindi ecco, io direi... Ecco, vai un attimo. Vai. Beh, allora io inizierei innanzitutto da un punto di vista olfattivo, bellissimi profumi, abbiamo delle canoce, ho detto canoce, dovrei dire cicale di mare, ma a Trieste noi diciamo canoce. Gli scampi,
profumo bellissimo, ci troviamo di fronte a due fra i crostacei più delicati, quindi sono importantissimi questi profumi che sono stati esaltati dalla signora Calla, non coperti né da vino né da altre spezie tipo il prezzemolo. E visivamente vedo uno spaghetto cotto perfettamente con una salsina sotto bella, omogenea, compatta. E adesso passo l'assaggio. Ecco, scusami un attimo, tu dicevi giustamente lasciato così, lasciato bianco proprio per, volutamente per assaggiare le caratteristiche proprio della cicala di mare, della canocia, perché per noi a Trieste, certo, le canocie, come certo, aneddoto delle canocie triestine, il famoso brodetto di canoce, il brodetto di canoce veniva fatto comunque in rosso a Trieste e con il concentrato, cioè con il pomodoro concentrato, non con il pomodoro fresco, queste erano le tradizioni. Io amo ancora questo piatto fatto in rosso proprio perché mi esalta quello che è il profumo della canocia. Allora continuiamo un attimo. Ecco, la masticazione sua è rapidissima, non è che ci metta tanto, Invece la signora Carla che abbiamo qua è la signora che ha preparato questo piatto, poi in questo ambiente è da 35 anni, mi sembra. È vero, da 35 anni siamo qua, sto bene sul mio lavoro e preparo questi piatti semplici, diciamo, gustosi. Io ho visto che è un piacere con lei stare in cucina, le avevo accennato prima proprio di questa rapidità di presentazione del piatto, l'abilità anche nella collaborazione che mi ha dato nel dialogo, cioè non abbiamo avuto fermate, non abbiamo avuto interferenze, siamo andati via tranquillamente belli belli puliti. Adesso noi si stavo guardando un attimo, questo sta mangiando, continua a mangiare. Senti, ma scusa, devo cambiare occhiale, volevo vedere una cosa. Ecco la consistenza, vedi la consistenza della salsa che è rimasta compatta, cioè non è il liquido che corre, certo, per il piatto. Beh, la crema mi sembra, ma l'avevo vista già, sì, prima in cucina. Secondo me è una cosa importantissima perché sia dal punto di vista, come dicevo, visivo, ma soprattutto masticativo, ritrovarsi questo liquido per il piatto vuol dire che la pasta non è stata mantecata bene, quindi certo, è un errore tecnico. Difatti questa si chiama cremosità, esatto, questa salsa, cremosità, quella quando diventa una cosa cremosa, cioè il piatto non rimane acquatico o unto alla fine del commensale, quando il commensale termina, certo, di mangiare il piatto è pulito. Ecco, per quanto riguarda il giudizio in bocca, non fa altro che confermare quello che avevo già visto, quello che avevo già sentito con il naso, un piatto veramente buono, 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 fatto veramente bene, si sente, come dicevo, proprio il gusto del crostaceo in bocca che resta persistente, questa dolcezza, una bellissima cremosità della pasta, quindi la bocca resta bella, untuosa, ma quello untuoso bello, elegante, non quello untuoso che si può trovare molte volte magari dato dall'olio messo sopra, da un uso eccessivo di grassi. Quindi, signora Carla, complimenti. Allora noi promuoviamo questo piatto, sì, e ringraziamo comunque Fulvio, certo, Fulvio il titolare, titolare storico delle bandierette, per averci ospitato nel suo ambiente e promuovendo la signora Carla per questa pasta. Io alzerei il calice per fare un brindisi e approfittiamo anche per dire buon Natale a tutti. Buon Natale. E allora vediamo gli ingredienti per questi spaghetti con il sugo di canocce e scampi. Ingredienti per 4 persone: 16 canocce, 16 scampi, 200 g di caperozzoli, 320 g di spaghetti, fumetto di caperozzoli, fumetto di scampi fatto con le teste, olio aromatizzato all'aglio, olio di oliva extravergine, roux, prezzemolo, vino e sale. Buon appetito!